Nei giorni scorsi su Instagram vi ho mostrato una serie di foto in doppia versione chiedendovi quale fosse la più bella secondo voi a colpo d'occhio. Oggi vi voglio svelare il perché di questo sondaggio e soprattutto quali sono stati i risultati. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Nei giorni scorsi su Instagram vi ho fatto un mega sondaggio mostrandovi 9 foto in doppia versione in cui vi chiedevo una domanda semplicissima: quale delle due foto secondo voi è più bella? Senza entrare in pareri tecnici, senza andare ad analizzare la composizione dello scatto, andare ad approfondire troppo, semplicemente di primo istinto, di getto, quale foto delle due secondo voi era migliore e preferivate? Le foto differenziavano l'un l'altra in realtà per piccolissimi dettagli, non potendo scattare esattamente la stessa identica foto, ma erano praticamente identiche, ragazzi, siamo onesti. E soprattutto si trattava di immagini che state vedendo in sovrimpressioni che potenzialmente potrebbe scattare chiunque. Quindi immagini di viaggio che si pubblicano magari normalmente nelle stories, qualche foto di street molto molto semplice e qualche ritratto, perché volevo anche approfondire questa cosa. Una delle due foto è sempre stata scattata con iPhone. Come sapete ragazzi, io sono un grande fan di iPhone come fotocamera effettiva ed è da quando è uscito l'Apple Pro con iPhone 12 Pro che io utilizzo iPhone per scattare quotidianamente, lo utilizzo nei miei viaggi, qualche volta mi porto a casa anche qualche ritratto da uno shooting, insomma lo considero al pari di una qualsiasi altra fotocamera. E tante volte mi capita di scattare esattamente la stessa identica foto con iPhone e con la fotocamera. Tutte queste 9 foto sono foto che io ho scattato durante shooting, durante viaggi, con diversi tipi di fotocamere, non è un confronto diretto con un solo modello, ma solo con la categoria delle fotocamere professionali, perché sono tutte più o meno scattate con Sony A7IV, A7R5, A7III e Leica Q3, di conseguenza una gamma di fotocamere estremamente diversa, ma tutte sicuramente fotocamere professionali, mentre dall'altro lato abbiamo sempre trovato delle fotografie scattate con iPhone, dal 12 Pro al 15 Pro al momento disponibile. Quello che voglio fare nel video di oggi è farvi vedere i risultati, che secondo me sono molto molto interessanti, e approfondire questo discorso. Per cui io direi di iniziare con la primissima foto che io ho qui davanti e sto vedendo i risultati. Quella a sinistra, la prima delle due foto, era la versione scattata con iPhone, mentre la seconda è stata quella scattata con la camera, che ha vinto con il 67% di voti contro i 33% della foto di iPhone. Due considerazioni per quanto riguarda questa foto: secondo me la votazione è andata in direzione fotocamera per la posa della modella, sicuramente più bella, però è molto interessante vedere come la foto di iPhone abbia ottenuto parecchi voti e comunque se la si è giocata alla grandissima con la versione della fotocamera. Inoltre, tra le due foto, quello che poteva far capire che una delle due era scattata con un iPhone era la parte della finestra con la luce praticamente scoppiata per via della backlight, che ovviamente presentava molte meno informazioni rispetto alla fotocamera. Io vorrei passare a questo scatto, uno scatto di street semplicissimo, niente di particolarmente interessante, che a mio avviso è praticamente impossibile distinguere quale delle due sia scattata con iPhone e quale con una fotocamera. Le foto sono in tutto e per tutto identiche, hanno esattamente gli stessi colori, hanno esattamente gli stessi dettagli, hanno esattamente la stessa qualità, e anche nelle zone più difficili, come ad esempio in questo caso il cielo, che normalmente è molto facile andare a bruciare completamente, è recuperato esattamente alla stessa identica maniera. Lo skin tone è identico, mi sento di dire. Meno male che c'è chi dice che è troppo arancione quello di iPhone. La foto con la fotocamera è stata scattata con A7IV e 24-70 Sigma Art, quindi una combo da più di 3.000 euro di fotocamera più obiettivo. E secondo me il risultato è andato in direzione della fotocamera con addirittura il 68% contro il 32%, semplicemente per una questione: il passo dell'uomo che è più piacevole da vedere, perché nessuno ha notato differenze di qualità, nessuno su questa foto mi ha scritto qualche commento, mi ha scritto qualche indicazione sul perché abbia votato una piuttosto che l'altra, ma secondo me era l'unico elemento che effettivamente poteva far piacere una piuttosto che l'altra, anche perché le foto, anche viste in alta risoluzione, sono praticamente identiche, non hanno alcun elemento che possa far capire quale delle due è stata scattata con cosa. Quella con iPhone è stata scattata comunque con iPhone 15 Pro. Ma veniamo a questa, il risultato più sorprendente di tutti, che è uno scatto che, devo essere sincero, io stesso in fase di impostazione del sondaggio ho fatto fatica a ricordarmi quale delle due fosse scattata con la fotocamera, nello specifico con la Leica Q3 e quale con iPhone 15 Pro. E ragazzi, qui il risultato è sorprendente perché abbiamo un 50 e 50. Sostanzialmente queste due foto hanno
esattamente pareggiato i voti, c'è uno scarto di neanche 10 voti tra una e l'altra, ed è veramente molto interessante vedere questa cosa. Le due foto sono veramente al limite dell'impossibile da distinguere su uno schermo piccolo, quindi come quello di uno smartphone. Se si va a vedere gli scatti su uno schermo più grande, ad esempio io ho un 32 pollici per editare, la differenza si nota tantissimo, però già ad esempio su un MacBook Pro, come può essere questo da 14 pollici, è già molto difficile capire senza andare a zoomare, soltanto vedendo le immagini di primo impatto. C'è una cosa che fa capire quale è la Leica e quale è l'iPhone, ovvero il Big Ben e i dettagli nelle ombre del palazzo sulla sua sinistra, che sono decisamente meno marcate rispetto a quella della fotocamera, ma è una minuzia talmente piccola che a mio avviso è impossibile da andare a cogliere, soprattutto quando si guarda uno scatto del genere in una stories. Veniamo quindi a questo scatto, anche questo il confronto è tra Leica Q3 e iPhone 15 Pro, e qui il risultato è andato in direzione della fotocamera, ma in realtà di semplicemente un 8% in più, il che vuol dire che iPhone ha retto tranquillamente il confronto in una situazione di luce controllata, soprattutto con una fotocamera come la Leica Q3 che sforna delle immagini stupende. Secondo me qui era molto facile capire cosa era cosa, dai capelli della modella che in una foto, quella della Leica Q3, sono sfocati per via della profondità di campo, mentre iPhone, che fa più fatica a gestire questa cosa avendo un sensore nettamente più piccolo, ovviamente li ha perfettamente nitidi. Secondo me questa cosa era grossa come una casa ed era veramente molto facile da capire, da intuire e sgamare subito qual era il giochino. La cosa però che secondo me è veramente molto molto interessante di questo confronto è vedere come queste due foto, messe esattamente una accanto all'altra, potrebbero tranquillamente sembrare scattate con la stessa fotocamera, essere inserite tranquillamente nella stessa identica serie di scatti, perché i colori sono in tutto e per tutto identici. Ed è stato molto facile matchare in realtà i colori di iPhone con quelli di Leica Q3, perché il file Apple Pro Raw è un file veramente tanto lavorabile che permette di fare cose veramente molto pesanti. Per cui questo scatto cosa ci testimonia? Che iPhone regge tranquillamente il confronto con una fotocamera, soprattutto in un genere complesso come la ritrattistica, dove effettivamente uno smartphone lascia molto di più il fianco ad una fotocamera. Sempre parlando di ritratti, questa è una foto che ho realizzato tanto tempo fa, una foto quasi storica del mio profilo, dove ha stravinto la fotocamera, ma questo secondo me è l'unico caso lampante di quale fosse il problema del mio sondaggio, perché la foto realizzata con la 7R5 ha vinto con il 61% contro il 39% a favore di iPhone 13 Pro. Il risultato dell'immagine qui si nota tanto, in una condizione di luce molto complessa, con questi fasci di luce, questa foschia, si nota la morbidezza della luce, si notano tutti i particolari, i dettagli, cosa che iPhone tende a smussare completamente per tutte le lavorazioni in fase di post processing che va a fare per darvi un risultato ben bilanciato e quanto più migliore possibile. Secondo me delle due si capisce subito qual è quella di iPhone, però mai nessuno ha lamentato una differenza di qualità, una differenza di dettagli, una differenza di risultato nella lavorazione del file RAW e di conseguenza magari eventuali errori che potrebbe generare il file di uno smartphone. Secondo me questo insight è molto interessante perché fa capire quanto è potente lo strumento iPhone per fare fotografia. Ma veniamo a questo scatto che invece è il risultato più interessante di tutti, dove iPhone a sinistra ha stravinto con il 61% contro la fotocamera. Ho realizzato due scatti macro, con la fotocamera l'ho realizzato con la Leica Q3, in realtà con iPhone non sono neanche entrato in modalità macro, ho semplicemente realizzato uno scatto con la 1x e croppato, tra l'altro neanche a 48 megapixel ma a 12, e il risultato di iPhone è stato molto più piacevole rispetto a quello della Leica Q3. In realtà secondo me è molto chiaro la motivazione, ovvero la Leica Q3 avendo un diaframma molto aperto è andata a sfocare tanto tutto ciò che non fosse nel punto di messa a fuoco, e per avere lo stesso risultato di iPhone avrei dovuto scattare almeno ad f4 se non addirittura a diaframmi ancora più chiusi, cosa che ovviamente sarebbe risultata impossibile se non facendo uscire una quantità di rumore enorme alzando gli ISO tantissimo. E iPhone invece, soprattutto con la modalità macro con cui sia io che Simo ci divertiamo veramente molto a scattare, vi sforna delle immagini veramente molto croccanti, molto piacevoli da vedere, che secondo me per questo tipo di fotografia sono una base di partenza nettamente più interessante, soprattutto da pubblicare su un social network.
network. Questo è il primo esempio in cui iPhone ha stravinto, ma non è l'unico. Anche questa seconda foto è stata vinta da iPhone. Infatti la seconda, quella a destra, è stata scattata sempre a Londra e ha vinto di poco in questo caso rispetto a quella scattata con la Leica Q3. Io penso che sì, la cosa sia dovuta anche in parte al fatto che la prospettiva della foto scattata con la Q3 fosse leggermente decentrata rispetto a quella scattata con l'iPhone, ma se guardate i due scatti sono praticamente identici dal punto di vista di colori, dal punto di vista di qualità dell'immagine e anche nel lavorarli vi posso garantire che ho avuto esattamente le stesse possibilità. Magari con la Leica Q3 mi sono trovato davanti in mano un file che in partenza è risultato nettamente più piacevole da vedere, quindi che mi ha richiesto meno lavorazioni. Con iPhone ho dovuto ovviamente fare una bella dose massiccia di post produzione per raggiungere un risultato del genere. E in questo caso abbiamo il secondo esempio di iPhone che è andato a superare una fotocamera. Questo è il terzo caso, quindi una classica foto di architettura che ad esempio per chi mi segue su Instagram faccio tantissime volte ed è pubblico nelle stories. iPhone ha vinto sempre di poco, ha vinto in questo caso contro la 7.4 più 24-70 Sigma Art. E a mio avviso non c'è un reale motivo per cui secondo me una delle due ha vinto piuttosto che l'altra, le due foto sono praticamente identiche. Questo è un altro scatto in cui ho fatto non poca fatica a capire quale dei due era quello scattato con iPhone e quale con la fotocamera. Le foto sono praticamente identiche come vedete, soprattutto considerando che abbiamo utilizzato in questo caso la fotocamera 3x di iPhone 15 Pro, quindi quella potenzialmente con la qualità minore. Il risultato è stato sorprendente a mio avviso. E infine veniamo all'ultimo scatto, ovvero questo, dove c'è stato il risultato più eclatante di tutti, ovvero la fotocamera ha disintegrato letteralmente iPhone. Ma io penso ci sia una motivazione che va al di là della qualità d'immagine, ovvero un semplice discorso di composizione. La foto scattata con iPhone è leggermente più sballata a livello di composizione, perché purtroppo non sono riuscito a farla perfettamente identica, però anche qui se guardate la color delle due immagini, se guardate il risultato finale è praticamente identico, e questa è la cosa che mi ha incuriosito più di tutte. Su questa foto qualche ragazzo mi ha scritto, mi ha dato qualche motivazione del perché ha preferito quella con la fotocamera, e la motivazione è stata esattamente questa, che la signora si trova esattamente sul terzo in basso a sinistra e su iPhone invece è in una posizione leggermente più abbassata e quindi preferisce quella foto lì. Inoltre la correzione della prospettiva fatta in camera è venuta abbastanza meglio rispetto a quella di iPhone e di conseguenza il risultato è più piacevole. E la cosa interessante di questo esperimento, a mio avviso, non è stato vedere iPhone che in tanti casi è riuscito a rivaleggiare con fotocamere di assoluto livello, ma è stato vedere come nessuno di voi si sia minimamente soffermato sulla qualità d'immagine delle due fotografie, ma tutti quanti avete cercato motivazioni legate magari alla composizione dello scatto piuttosto che a effettivamente come la foto fosse strutturata per scegliere quale delle due andare a preferire. Non c'è stata una singola persona che mi ha scritto dicendomi ho scelto questa perché l'altra ha una qualità più bassa. Tutti quanti avete ipotizzato che fossero state scattate con lo stesso mezzo o comunque con mezzi molto simili tra di loro. Nessuno, a parte una persona, ha capito che effettivamente una dei due era iPhone in ogni caso. Secondo me è un chiaro esempio di come nel momento in cui si va a pubblicare uno scatto, soprattutto sui social network, lo strumento in tante occasioni passa in secondo piano. E questo, ragazzi, non vuol dire che le fotocamere sono diventate magicamente inutili e che non ha più senso fare foto con una fotocamera, perché io in primis lo faccio innanzitutto per passione e soprattutto perché una fotocamera è molto più versatile di uno smartphone dal punto di vista delle prestazioni. Con una fotocamera non avete limiti di condizioni, di luce, piuttosto che di orari in cui andare a scattare. Con uno smartphone avete già più limitazioni, ma nel momento in cui si vuole andare semplicemente a realizzare degli scatti senza pensieri da pubblicare sui propri canali social, tante volte iPhone può essere la soluzione migliore, più conveniente, la soluzione più facile da avere con sé. Io stesso nel mio ultimo viaggio a Londra ho realizzato una valanga di scatti con iPhone che a mio avviso valgono tanto quanto quelli che ho realizzato con la Leica Q3. Le foto sono belle, i file sono piacevoli, secondo me pubblicate su Instagram con la dovuta compressione del caso, con tutto ciò che comporta la pubblicazione su un social network, riescono ad essere apprezzabili tanto quanto quelle fatte con una fotocamera. Io ho voluto fare questo esperimento perché
volevo anche dare una risposta a tanti di voi che ogni volta mi scrivono e mi chiedono: Manu, quale fotocamera potrei comprare per iniziare ad approcciarmi? Io quello che dico sempre: iniziate con lo smartphone, iniziate a capire che foto vi piace fare, iniziate a imparare a fare foto in generale con il vostro iPhone, con il vostro smartphone, perché è lo strumento che avete sempre con voi, vi permette di liberare la vostra creatività in qualsiasi momento, e a mio avviso può essere un ottimo punto d'inizio per tutti quei giovani aspiranti fotografi che vorrebbero iniziare a investire qualche soldino sulla propria prima fotocamera. Ovviamente a un certo punto il salto alla fotocamera dovrà arrivare, ma banalmente per anche solo comprendere il discorso ottiche e lenti, o molto più semplicemente per iniziare a lavorare con tutta un'altra serie di parametri e nozioni legate alla fotocamera che un iPhone non può darvi. Ma allo stesso tempo tante volte siamo qui a farci tante pippe mentali su quale fotocamera portare nei propri viaggi, su cosa portare con sé, su quale possa essere la scelta migliore per la propria quotidianità. Ragazzi, la scelta migliore per la propria quotidianità ce l'abbiamo sempre in tasca e si chiama iPhone. Detto questo, ragazzi, il video è finito. Io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete capito questa cosa, fatemi sapere magari perché in alcune foto avete preferito una piuttosto che l'altra. Secondo me è stato molto interessante vedere come nessuno si sia posto minimamente la domanda della differenza di qualità, ma tutti quanti vi siete concentrati sulla fotografia, e questo vuol dire che iPhone è riuscito a portare la fotografia tanto quanto una fotocamera, e questa cosa non è scontata e secondo me fa guadagnare tanti punti allo strumento. Io sono molto contento dei risultati, io mi aspettavo in realtà questo tipo di risultati ed era da tanto tempo che volevo fare questo video e lo stavo rimandando da un sacco di mesi. Detto questo, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, confrontiamoci, parliamo dei risultati, fatemi sapere cosa ne pensate di questa tipologia di esperimento. Se avete un Android e state arrivando qui a rompere le palle perché anche con gli Android si possono fare belle foto, ragazzi, sì, ma io uso iPhone e quindi vi parlo di iPhone, so un po' di cervello, per cui il video è finito. Se il video vi è piaciuto, parliamone qui sotto nei commenti e noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 qui sul canale con un nuovo video.